Bene, beh, intanto anch'io voglio ringraziare Carmen per le cose che ci ha detto, per la sua testimonianza, per il fatto di ricordare sempre che anche il tema della siccità e il tema dei fenomeni estremi non è sganciato da una logica di privatizzazione, da una logica predatoria. Anzi, i fenomeni sono sempre strettamente intrecciati. E infatti, stasera, che vogliamo occuparci, come dice il titolo appunto di questo incontro, delle questioni legate al contrasto del cambiamento climatico e del come affrontare i temi della siccità e delle alluvioni, di come preservare la risorsa acqua come bene comune, appunto vogliamo parlare di questo, ma io parto facendo un breve riferimento al fatto che proprio in questi giorni, 12 anni fa, nel 2011, noi vincemmo il referendum sull'acqua. Vincemmo il referendum sull'acqua, appunto, contro la privatizzazione, contro il profitto garantito, e quei referendum lì furono immediatamente non applicati e contraddetti. Il pronunciamento, come vi ricordate, il pronunciamento fu nel giugno 2011. Già il mese dopo, nel luglio, arrivò una lettera dell'allora presidente della BCE, Trichet, e di quello che lo doveva sostituire, tal Mario Draghi, che diceva al governo italiano sostanzialmente di come procedere con le privatizzazioni nonostante il risultato referendario. Quindi, un referendum che è stato disatteso, contraddetto, si è voluto lanciare, io penso, anche contraddicendo l'esito referendario, un messaggio devastante del tipo, come dire, non importa se anche si pronuncia e viene esplicitata la volontà popolare, non ne teniamo conto, potete stare a casa, che tanto il vostro pronunciamento non conta. Bene, noi appunto in tutti questi anni abbiamo continuato il nostro lavoro e abbiamo continuato il nostro lavoro non solo perché testardamente continuiamo a chiedere l'applicazione di quel risultato referendario, ma anche perché siamo convinti che il tema dell'acqua, del considerare l'acqua come bene comune, è un tema fondamentale per il futuro appunto di tutto quanto il pianeta. E che appunto che parlare dell'acqua come bene comune significa parlare di un altro modello produttivo sociale. E venendo in argomento, appunto, purtroppo quello che è successo, quello che sta succedendo ci dà ragione. Cioè, se guardiamo appunto al cambiamento climatico e constatiamo, per dirlo in estrema sintesi, che appunto che ormai è diventato un dato strutturale. Appunto, se guardiamo al cambiamento climatico e alla necessità di contrastarlo, appunto, anche questo fatto ci dice esattamente che, appunto, che il tema della preservazione e del vedere l'acqua come bene comune torna a essere fondamentale. Dicevo, cambiamento climatico come dato strutturale, appunto, che ci accompagnerà purtroppo per gli anni a venire. Non ho bisogno di esplicitarlo più di tanto, penso che tra noi sia sufficientemente chiaro. E appunto il contrasto al cambiamento climatico necessita di risposte forti e radicali. Anch'io voglio fare un esempio. Sto a Ferrara, vicino alla Romagna, come sapete, colpita appunto non, ormai un mese fa dalle vicende alluvionali. Appunto, quelle vicende hanno responsabilità, origini ben precise. Anche quelle vicende, appunto, alluvionali sono figlie da una parte del cambiamento climatico, dall'altra parte da uno scriteriato consumo di suolo e ancora dalla mancanza di interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. Tutti e tre questi fattori messi insieme hanno, per esempio, determinato
appunto quello che abbiamo visto in Romagna e in altri territori dell'Emilia-Romagna, ma vedono appunto questi fatti anche l'alternarsi tra fenomeni alluvionali e siccità. Io ricordavo anche nei giorni passati, quando tutti discutevano appunto l'alluvione, che fino a un mese prima discutevamo della siccità e discutevamo del fatto che il livello del Po a maggio era arrivato, come dire, in uno stato che solo nei mesi estivi conoscevamo. Ecco, quindi appunto siamo in presenza di questo fatto, appunto, di un dato strutturale che riguarda il cambiamento climatico, dell'alternarsi in modo sempre più frequente, sempre più intenso, di fenomeni siccitosi e di fenomeni meteorologici estremi. E rispetto a questa cosa qua, cosa fa il governo italiano? Il governo italiano approva un decreto legge sulla siccità, decreto legge che è stato convertito nei giorni passati, è diventata legge, la legge 68, esattamente l'altro giorno, che si muove su una strada che è completamente sbagliata e che va in tutt'altra direzione rispetto alla necessità di risposte forti e radicali. Io adesso le dico, anche per stare in tempi ragionevoli, in estrema sintesi. Però quel decreto siccità, la legge siccità, intanto ragiona ancora una volta su una logica emergenziale, costituendo una sorta di cabina di regia, istituendo il commissario straordinario, una logica emergenziale che peraltro ragiona anche in termini di cosiddetto superamento del dissenso, cioè di eliminare tutte, diciamo, quegli elementi che possono contrastare le decisioni che vengono prese. Ma di questo ci parlerà il professor Alberto Lucarelli. Poi, soprattutto, oltre a questa logica emergenziale, appunto, commissario straordinario, sostanzialmente il decreto siccità è basato ancora una volta sulla logica delle grandi opere, cioè sul fatto di potenziare e di realizzare grandi infrastrutture idriche. Appunto, si parla di più di una ventina di grandi dighe da costruire nei prossimi anni, appunto con una soluzione vecchia e inadeguata che appunto è legata a impostazioni complessivamente completamente superate, oltre all'impatto dal punto di vista ecosistemico che appunto che questa scelta ha. Che questo sia, diciamo, la logica fondamentale è confermato anche dal fatto che, per esempio, nel decreto siccità, per esempio, a un certo punto sì, c'è scritto che bisognerebbe anche intervenire per riutilizzare le acque depurate, in particolare a uso irriguo. Però, come dire, si stanziano risorse che sono francamente risibili. Si parla di 600 milioni, quando le stime ci dicono che bisognerebbe, appunto, per andare in questa strada, che è una strada giusta di riutilizzo delle acque depurate, avere a disposizione almeno sei volte tanto, più di 3 miliardi bisognerebbe stanziare appunto per andare in questa direzione qua. Ancora, si costruiscono procedure di facilitazioni per costruire i dissalatori. Rivediamo anche qua appunto la logica delle grandi opere e anche dell'artificializzazione degli interventi. Infine, complessivamente, appunto, si dice, si interviene in modo significativo in termini di lotta alla siccità, ma si stanziano risorse che francamente sono assolutamente insufficienti. Nel testo della legge a più riprese si scrive che sostanzialmente bisogna fare con le risorse che ci sono, e cioè che appunto questo provvedimento non dovrà comportare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, appunto, che al massimo bisognerà ragionare su quello che ha già stanziato il PNRR, su altre leggi precedenti,
che noi abbiamo criticato, che sono assolutamente insufficienti appunto ad affrontare in modo strutturale la questione. Cosa diciamo noi? Noi diciamo invece che bisogna andare da tutt'altra parte e bisogna intervenire. Io qua adesso, come dire, sostanzialmente dirò i titoli sui quali appunto sulle scelte di fondo da fare. Bisogna intervenire in almeno tre direzioni. La prima è quella della conversione ecologica dell'agricoltura e dell'industria, basata su una logica di risparmio e utilizzo efficace della risorsa acqua. Di questo penso parleranno Simona, Marta, Silvana in particolare. Io, come dire, faccio solo riferimento al fatto che, appunto, che se sul serio si vuole intervenire per far fronte alle questioni che ci pone il cambiamento climatico, la siccità e fenomeni meteorologici estremi, non si può non affrontare complessivamente la conversione dei settori produttivi e del settore agricolo. Il secondo filone di intervento riguarda la ristrutturazione delle reti idriche. Anche qua i fatti sono sufficientemente noti. E cioè abbiamo più del 40% di perdite nelle reti idriche. E questo fenomeno, a differenza di quanto viene raccontato, non riguarda solo il Mezzogiorno, riguarda la gran parte delle regioni d'Italia. E noi su questo, come Forum del Movimento per l'Acqua, da molto tempo insistiamo perché si metta a punto un vero e proprio piano straordinario per la ristrutturazione delle reti idriche. Abbiamo stimato che ci vorrebbero qualcosa come 10 miliardi su 5 anni, appunto 2 miliardi l'anno per 5 anni, per fare un intervento che sia minimamente significativo. Su questo interviene solo il PNRR, che anche qua parlava di 900 milioni di intervento. Bisogna andare invece a insistere in modo molto più forte. Infine, terzo e ultimo filone di intervento è quello di affrontare sul serio il dissesto idrogeologico, la rinaturalizzazione dei fiumi, dei laghi, delle foreste, fermare il consumo di suolo, non pensare all'artificializzazione degli interventi. Penso che su questo avrà delle cose significative da dirci, Alessandro. Ecco, anche qua non, le risorse stanziate non sono assolutamente adeguate, ma oltre alle risorse stanziate non adeguate, torno a dire, è proprio un problema di impostazione che non funziona. Bene, con questo confronto, io mi avvio a chiudere sul serio, con questo confronto vogliamo approfondire questi aspetti. Vogliamo farlo perché sul serio intendiamo mettere in cambio un campo di iniziativa forte in questa direzione. E diciamo che appunto che non è più rimandabile affrontare queste questioni, come non è più rimandabile il fatto di vedere e di intrecciare queste questioni alla lotta contro la privatizzazione del servizio idrico. Da questo punto di vista, penso anche qua, ringrazio i nostri ospiti. Io penso che la discussione di oggi ci serve ovviamente per approfondire le questioni, ma ci serve anche per provare a costruire una convergenza tra vari soggetti che lavorano su questi temi e con i quali io penso si tratti di lavorare. Si tratta di lavorare per far sentire una voce alternativa rispetto a quella che è la narrazione dominante e ancor più gli interventi assolutamente inadeguati che vengono messi in atto. Io mi fermo qua e lascio la parola agli altri.